Chiamatela pure sorrisoterapia. È quella che l'associazione Toyland utilizza per aiutare i bambini ricoverati all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, per far trascorrere loro qualche momento di divertimento senza pensare che le feste le stanno trascorrendo senza l'affetto di tutti i parenti, lontani dalle mura domestiche, dal calore della famiglia. Trascorrere l'ultimo dell'anno in un ospedale non è la cosa più bella. Allora, voi che arrivate con un sorriso, Angela, sembra che sia il regalo più bello che possano avere questi bambini. Infatti, è il regalo più bello che io possa avere a chiusura di anno e inizio dell'anno nuovo, perché portare il sorriso per noi è la cosa più importante. Ci priviamo di tutto per stare qui oggi, ci siamo privati di tutto. Ecco, che cosa vi spinge come associazione a fare giornate del genere? Perché non è la sola, ovviamente, che mettete in pratica per chi purtroppo soffre, ha bisogno, e quindi voi siete sempre in prima linea. Ecco, che cosa vi spinge? Ci spinge soprattutto la passione dei bambini e il voler bene a questi bambini. Io poi sono mamma, quindi più di questo, per me è una giornata felicissima e sono contenta di stare qui. Charlot faceva ridere i bambini senza parlare, con il classico cinema muto. Si riesce a far ridere un bambino senza dire nulla? Sì, perché i bambini basta un piccolo gesto che loro già sanno apprezzare la felicità. Non sono come persone adulte che, cioè, la felicità la accostano a soldi, la accostano a tante cose che sono inutili, mentre i bambini, anche se gli fai un semplice sorriso, anche con una piccola febbre, loro riescono, sono già felici e, cioè, hanno, sì. Masha, insomma, ha detto la sua. Masha, ma con l'orso come andiamo? Tutto bene, sono io che combino guai e lui mi riprende ogni Ai tanto. bambini piace combinare guai. Certo. Però, insomma, moderatamente. Moderatamente, Qui moderatamente. che cosa dirai ai bambini, Masha? Di comportarsi bene, va per l'anno nuovo, qualche birichina va bene lo stesso, ma ci impegniamo a fare del nostro meglio. Il reparto di pediatria però è una famiglia speciale che si adopera quotidianamente per risolvere i piccoli grandi problemi, per sconfiggere le ansie di genitori che vivono situazioni particolari una volta entrati con il loro bambino in ospedale. È stato un anno duro quello appena trascorso, ma pieno di successi, ci ha detto la dottoressa Giulia Attianese. C'è un caso che le è rimasto nel cuore di questo 2015 che se ne va, che è stato fortunatamente risolto. Particolare, diciamo che dei bambini, diciamo, con problemi di linfonodi, malattie in cui viene interessato anche il cuore, e che abbiamo fatto una diagnosi fatta per bene, la terapia è iniziata bene, trasferita a Napoli, abbiamo avuto i complimenti da Napoli.